Ad Arezzo per l'incontro organizzato dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, Giulia Quintavalle, campionessa olimpica Pechino 2008 nel judo, un onore. Intanto ritorniamo un attimo a quel momento, che emozioni ti porti dietro? L'emozione grandissima che non scorderò mai, perché vince, già partecipare alle Olimpiadi insomma non è così semplice, c'è una qualificazione dietro e poi insomma arrivare lì e salire sul gradino più alto è un'emozione grande che non scorderò mai insomma. Sei diventata mamma, qual è il tuo futuro anche a livello di atleta? Al momento sono ferma, perché è nato da un mese e mezzo, poi più qua ci penserò bene, ma se non farò l'atleta mi piacerebbe insomma continuare come allenatrice e essere diciamo d'aiuto alle mie compagne per ottenere dei grandi risultati. Stamattina abbiamo affrontato temi importanti, bullismo e doping. Qual è la tua esperienza in breve che puoi raccontare anche per tenere i giovani lontano da queste problematiche? Diciamo che nel judo non c'è doping, almeno ai miei occhi non ho visto questo. E ho sempre ottenuto tutto facendo sacrifici e per ottenere risultati. Sicuramente ti lascia dentro delle grandi emozioni, quindi non usare scorciatoie secondo me non rende così felici come ottenere dei risultati fatti proprio con tanta passione e amore. Riguardo al bullismo invece, cosa ci puoi dire per tenere i ragazzi lontano da questo che è un problema? Di fare attività, fare sport, perché lo sport educa e insegna a rapportarsi con gli altri e insegna soprattutto rispetto.